soddisfatto Andrea Dara del risultato raggiunto alle elezioni politiche che lo riporta di nuovo sui banchi della Camera. Un risultato che vede la coalizione di centrodestra trionfare nella quasi totalità della provincia. E sono soddisfattissimo del risultato. In provincia di Mantova il centrodestra vince con oltre il 50%. Siamo riusciti a vincere in 61 comuni su 64 e è un ottimo risultato che ci fa ben sperare per il futuro sul nostro territorio. Dara attribuisce gran parte del suo risultato anche al lavoro svolto in questi 4 anni e mezzo di mandato a fianco dei sindaci ed è proprio da un confronto con gli amministratori del territorio che il deputato leghista vuole ripartire per il suo lavoro. Come avevo detto in questa campagna elettorale, è mia intenzione a breve fare un giro, un incontro con i sindaci del territorio. Abbiamo alcune tematiche in sospeso come il ponte di San Benedetto, dove a gran voce abbiamo chiesto un po' tutte le varie fazioni politiche in provincia di Mantova la nomina di un commissario e questo è uno dei primi temi. Poi sicuramente c'è il ponte di Ostiglia che è stato rimandato più volte e il famoso progetto della Asolana 343 che collega Asola a Acquafredda. Un successo del centrodestra, ma una debacle della Lega che in provincia di Mantova passa dal 25,6% del 2018 all'attuale 12,5% a livello nazionale dal 17% al 9%. A cosa è dovuto questo crollo, secondo lei? Questo risultato era nell'aria, cioè io me lo aspettavo anche. Stare al governo non ha pagato, soprattutto con il governo Draghi. Fratelli d'Italia, la Meloni, ci ha portato via praticamente tutti, la maggior parte dei voti, ha pagato di più stare all'opposizione che stare al governo. Insomma, a Mantova la Lega ha ottenuto un 12,5%, una media, diciamo, in Lombardia che può essere accettabile da questo punto di vista. Forse non è anche che la Lega negli ultimi anni ha lasciato nel cassetto i temi più cari all'elettorato leghista come l'autonomia, che anche nel recentissimo incontro di Pontida abbiamo visto invece quanto sia ancora sentito dalla base. Assolutamente sì, appunto perché si sono vinte queste elezioni con forza, quindi il centrodestra è forte sia alla Camera sia al Senato, è un tema che tornerà alla ribalta a breve anche perché la stessa Meloni qualche settimana fa ha detto che se Fratelli d'Italia avesse ottenuto un risultato importante, questo tema dell'autonomia sarebbe stato risolto in breve. Quindi noi come Lega siamo contenti di queste sue dichiarazioni e speriamo che nel breve periodo questa partita dell'autonomia si possa chiudere in tempi brevi.